Io vado pazza per la cioccolata calda. Per questo motivo devo avere il mio preparato sempre pronto in dispensa. È facilissimo da fare e si può conservare in un barattolo ermetico per averlo sempre a disposizione. Preparo la mia cioccolata calda con il latte vegetale, ma voi potete utilizzare sia il latte senza lattosio che quello vaccino. Ovviamente non può mancare un pizzico di cannella per renderla ancora più profumata. Come sempre vi ricordo che le dosi e la lista degli ingredienti sono alla fine del video. Prendete una tavoletta della vostra cioccolata preferita. Io di solito mangio quella al 70% e frullatela insieme al cacao amaro, all'amido di mais e allo zucchero. Il preparato è pronto. Trasferitelo in un barattolo ermetico per averlo sempre con voi. Un vasetto di preparato per cioccolata calda, decorato con un nastrino e un pezzettino di stoffa, può essere un regalo graditissimo per i vostri amici. Sotto la supervisione di Undi, scaldo un po' di latte e aggiungo un paio di cucchiai del mio preparato. Lo tengo sul fuoco mescolando fino a quando non raggiungerà la consistenza desiderata. Juni non sta più nella pelle dal profumo. Dopo appena 2 minuti di cottura, la mia cioccolata calda è pronta. Anche Undi si lecca i baffetti. Forse spera di poterne assaggiare un po'. Lo sai che non succederà mai, vero Undi?